Ciao a tutti ragazzi, Bela lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Dark Souls Remastered. Nell'ultimo video abbiamo sconfitto i gargoyle della campana. Oggi andiamo avanti. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un like per supportare il video e il canale. Se volete, iscrivetevi. Allora, prossima destinazione, ragazzi, dobbiamo andare a far fuori il demone Capra. Demone veramente ostico, boss veramente ostico più che altro per l'arena. Ma prima di fare questo, andrò appunto a mostrarvi come prendere uno degli anelli migliori del gioco senza alcuna fatica. Qui, come potete vedere, c'è l'Autrek. Vedete che ride? Questo ve lo... Not enough for Perdonate. you. Well. Ve lo posso dire. Allora, avanti, se noi adesso non lo uccidiamo, ucciderà la guardiana del fuoco qui presente. Quindi non potremo appunto più potenziare le nostre fiaschette Estus. Tra l'altro, ora potenziarla, portiamola più uno. Quindi è bene dargli qualche calcetto. Mi raccomando, i calcetti. E salutarlo così. Ora l'abbiamo liberato per sempre. Fatto questo, ragazzi, prendete, uscite. Quando continuerete troverete appunto l'anello della protezione, anello incredibile ragazzi, però c'ha una grande pecca, cioè adesso vi spiego. Eccolo qua, moneta per 5 e anello della protezione, uno degli anelli migliori del gioco, soprattutto se volete fare i tank, perché aumenta, guardate, guardate che roba. Aumenta PV, energia e carico massimo, però si rompe se rimosso e quindi dopo una volta rotto in teoria non è più possibile ripararlo se non vado errato. Guardate, i PV da 716 vanno a 859, l'energia va a 122, il peso equipaggiabile va a 67,2 kg, guardate quanto ce l'ho, a 56. Cioè è una bomba. Quindi mettetelo. Mi raccomando. Non schiacciate appunto quadrato per sbaglio, fate le cose con calma piuttosto, perché se schiacciate quadrato inavvertitamente anche lo rompete. Quindi mi raccomando quando usate il menu. Detto questo, ragazzi, andiamo avanti. Anzi, fatemi fare una roba. Allora, io tornerei umano. Il problema è che poi non c'ho voglia. Se vengo invaso è una rottura. Vabbè, per adesso giochiamocelo così, va. Ah, avrei da recuperare un oggetto, vi ricordate, là sopra? Ma lo facciamo la prossima volta, eventualmente. Sto pensando, se uso la shortcut... No, andiamo di qua. Tua mamma è una grande pulla. Anzi, è una super pulla. Madonna, ti vuoi levare dal cazzo? A volte veramente sono peggio questi che i boss. Cioè, possono arrivare a rompere più il cazzo. Qua è rollato male. Più il cazzo questi che i boss. Ed è una roba paradossale, se ci pensate. Dai, fuori dal cazzo. Devo già curarmi, fate voi. Scheletrini di merda. Questa la apriremo poi. Questa roba chiusa lì. Allora, dai. Ok, capito. Allora, questo lo facciamo fuori, dietro c'è un altro, non dovrebbe inseguirci in teoria. Allora, adesso, questi li faccio fuori perché mi rompono i coglioni. Avrei scommesso che mi avrebbe colpito con la freccia. Allora, al momento ragazzi userò la Claymore, poi avanti vedremo se cambiare o così via. Quindi qualora dovesse andare storto qualcosa però, sedetevi sempre al falò. Fa niente se rigenero i nemici, perché ripeto, 2, 3, 4 livelli, facciamoli, va. Allora, vitalità, stamina, forza, così. Perfetto.
Perché se muoio, altrimenti sarei partito dal santuario delle gambe del fuoco e via, altra corsa, altro giro, no? Seguo quello là. Sì, infatti, immaginavo. Ho aspettato apposta per questo. Perché altrimenti me lo sarei ritrovato di qua a rompere i coglioni. Adesso qua c'è quello con lo scudo, dai, vieni, bravo. Bravissimo, così mi piace. Oh, certo, ero lontano per farla perdi. E qua, ragazzi, utilizzeremo appunto... Perdonatemi che vi faccio vedere. Questa qua. La chiave di sotterranei. Come non si apre da questo lato? Che pirla, sono un pirla, dovevo usare la shortcut, perdonatemi. È vero che qua la si apre dall'altro lato, scusate. Ho fatto confusione, vabbè. Poco male. Dai, cosa dobbiamo fare? Ok. Arrivederla. Allora, qua quasi quasi, io me la faccio di corsa. È rischiosa sta roba. Sì, infatti, facciamo così, va. Non ammazzare questi potrebbe essere un problema. Vedete? Qua le robe di ferro. Altrimenti mi sarei incastrato con questo sopra e quelli sotto. Quelli, questi qua dietro mi avrebbero infilzato nel buco del... Lì, esatto. Allora, qua la chiave universale non l'ho presa. Appunto, grazie alla chiave universale avreste potuto aprire questa porta. E lì troverete una bella sorpresa ad aspettarvi. Perdonatemi che ho sbagliato, però d'altronde... Allora, di qua avevamo fatto fuori il demone del toro. E adesso appunto c'è la porticina che andremo ad aprire e che ci conducerà appunto, ci condurrà, perdonatemi, dal demone capra, gran rottura di coglioni. Non sarà probabilmente un primo try, perché lì sta tutto come inizia la boss fight. Se la boss fight inizia male, perdete. Sbagliate una schivata, siete morti, per intenderci. Ok, chiave dei sotterranei. Quindi, occhio qua, non pensate nemmeno di buttarvi giù perché finirete male, molto male. Peccato sta roba del fatto che non abbiano messo una remaster, di fatto di poter muoversi velocemente su e giù sulle scale, no? Cioè, buona rottura di palle, sinceramente. Non è una roba grave, era giusto per dire. Per domani magari, grazie. Mia nonna avrebbe fatto più veloce, ma dettagli. Ok. Bene, attenzione demone, prova a destra. Ecco, poi innanzitutto andiamo a sbloccare appunto la porticina che ingenuamente prima pensavo di aprire con la chiave, ma era quella che avete appena visto che si apriva con la chiave, quindi tac. Questa è la shortcut, quindi qualora doveste morire si riparte da qua e si fa tutto abbastanza velocemente. Allora ragazzi, qua attenzione, perché ci sono i cani che fanno sanguinamento, i ladri che fanno anche loro sanguinamento e come se non bastasse vi possono fare anche il backstab. Quindi cosa si fa? Vi mettete qua, esattamente così, aspettate che arriva il primo cane, ora spero che vedete che là c'è il cane, vi deve vedere, perché non mi vede? Vabbè, facciamo così, vedete? Qua, calcolate i tempi e tirate la spadata, ok? Perché se andate lì e ve li tirate tutti, ragazzi, è un problema. Ma in questo caso, ecco, quello che non doveva succedere, questo, appunto. Vedete che fa un sanguinamento? E il sanguinamento, una volta che sale, è un problema, è beccato un botto di danni. Comunque, pezzo da fare assolutamente con calma. Ce l'ho la chiave per liberare lui, vediamo un attimo. Somebody. Please let me out. Somebody. Help me. Damn. How did this ever happen? Allora, vediamo se ho la chiave. Ok, sì. Questo anche lui andrà al santuario delle gambe del fuoco, eh? Adesso ci parliamo. Questo tra l'altro è il suo set, se non sbaglio, vedete? E lui in teoria, se non vado errato, vi insegnerà le stregonerie, qualora vogliate fare appunto lo stregone. Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink. I have my sorcery. Besides, I have an important task at hand. Non mi ricordo poi la sua quest. Oh, hello. I have my sorcery.
Di vero non mi ricordo nessuna quest, ragazzi. Poi ci sono le varie quest dei vari NPC che trovate in giro, eh. Occhio, non sottovalutate questi, perché fanno un attacco con la torcia che è uno schifo. Nel senso che iniziano a far rotare la torcia e vi carbonizzano in 3 secondi. Quindi, ecco, quello è molto pericoloso. Se lo fanno tutti insieme, siete morti. Ma morti proprio. Vi sciolgono la vita. Quindi, come vi ho detto anche, se non sbaglio, nell'altro video, non bisogna mai sottovalutare nulla nei Souls-like. Ecco, guardate. Cioè, avete visto? Ci avete rotto però un po' i coglioni, che per dirvelo. Ok, moneta gemelle, perfetto. Possiamo andare avanti. Ecco, ora c'è un altro pezzo delicato, nel senso che usciranno ben 3 ladri, questo leviamolo che mi dà fastidio. Posso tentare l'attacco in salto, sperando che li sciotti. Vedete quelle porte chiuse? Ora sono chiuse. Quando vado avanti, non si possono mai capire, ci sarà appunto l'imboscata. Vedete? Quindi corro indietro. Vai, no. Ok, morto. No. Non deve entrare sanguinamento, ragazzi. Se entra sanguinamento è un grosso merda. È un grosso problema. Ok, in qualche modo. In qualche modo abbiamo fatto. Si possono anche periare al momento giusto. Loro, attenzioni, perché vi possono fare anche loro la parry. Però capirete che ve la stanno per fare, perché si mettono in posa col pugnale e vi possono fare il backstab se gli date le spalle. Poi, appunto, diciamo che se qualora dovreste morire è più facile, perché ce li avete qui che arrivano direttamente. Potete eventualmente provare l'attacco in salto. Allora, controllo dentro se c'è qualcosa da prendere. Tra l'altro ho bevuto un botto. D'altronde. Spezza corazza, vado a vedere cos'è. Se non sbaglio dovrebbe essere uno stocco. Affondo, infatti. Spada d'affondo. Scala C in destrezza. Questa non è male, è veloce. Poi vedete, queste sono comode perché cosa potete fare? Parare. E nel mentre che parate, zic zic, potete appunto infilzare. Non le ho mai usate, devo essere sincero. Occhio che non abbiamo finito, ragazzi, perché adesso ci sarà un altro cane che attirerò. E poi ce n'è un altro. E poi ancora i ladri. Come se non bastasse tutto quello che abbiamo già visto fino adesso. Ops. Ecco, questo non va bene. Questo è un... Quando si spostano sul lato e schivano, mi viene un nervoso che voi non potete capire. Ma proprio mi va l'acido al cervello. Che poi l'avevo preso, era hitbox un po' della minchia. A meno che non lo conti, appunto, quella è una schivata alla fine di sorta. Vedete, quando si mettono così in posa, dategli il calcetto piuttosto. Non tirate il colpo perché altrimenti mi fanno il critico. Quella, diciamo, che era la schivata alla fine. Però mi dà fastidio, palesemente l'avevo colpito con l'animazione della spada. Però, beh, è la schivata, vabbè, va bene. Ora... partirà qualche bestemmia, spero di riuscire a farlo al primo try, non è detto. Oh, è vero che c'era l'altro cane qua, vedete che stavo facendo una cavolata, mi stavo chiudendo, cosa da non fare mai. Però capiterà, vi capiterà se la vostra prima run. Cioè, chiudersi in questo è una trappola di morte. Questo è il set del ladro. Vediamo se riesco a metterlo giusto per avere un po' di difesa. Quanto vado in malus. Armatura di cuoio nero. Proviamo anche i guanti di cuoio nero. Ok, rimango in fast roll. Vediamo se aggiungo anche gli stivali di cuoio nero. Sì, almeno abbiamo un po' di difesa. E però andiamo in giro così. Oh, allora, prima di andare lì a fare il demone capra, occhio qua. C'è quello, guardate, perché vedete, è importante, lo dirò sempre in tutti i giochi
questo genere di giochi. La visuale è una delle cose più importanti, oltre la stamina, vabbè, ma vaffanculo la moto che passata. Già detto che è importantissima la stamina. Quindi adesso, allora vado di là a prendere l'oggettino. Qui andremo, una volta sconfitto il demone capra, appunto, che ci darà la chiave per accedere a quella zona lì. Un'altra zona bella impestata, eh? Un'altra zona abbastanza delicata. Qui andiamo a far fuori questo. Salve. Arrivederla. È stato un piacere conoscerla. Allora, qui niente. Non vedo una cippa. Ah, ok, qua vedete. C'è questa bellissima signora. Salve signora, come sta? Mica troppo. Non ho mai avuto il senno. Il muschio. Perdonatemi che ho parlato sopra. A volte mi capiterà. È molto importante sia il muschio purpureo, che poi sarà possibile droppare attraverso determinati nemici che troveremo avanti, e il muschio rosso fiorito è ancora più importante, perché questo riduce l'avvelenamento accumulato. Questo riduce veleno e tossine, ok? E la tossicità è una bella rottura di palle, sia qui nel gioco sia nel settore videoludico, no? La tossicità che si è creata, comunque a parte gli scherzi. Vedete? Le tossine sono una forma temibile di veleno che porta rapidamente alla morte. Il veleno potete anche sopravvivere volendo, se non avete cure, se avete estus a sufficienza. Le tossine già è più difficoltoso, e nella zona sotto dopo ci saranno dei nemici, nella cosiddetta famosissima città infame, ci saranno dei nemici che appunto vi faranno, vi infliggeranno lo status tossicità. Quindi uno di questo io me lo prendo, giusto per. Gli escrementi non ci servono. Questo aggiunge fuoco all'arma nella mano destra, non mi serve. La maledizione transitoria, ne parleremo avanti, non vale la pena che ve la faccio vedere ora. Osso del ritorno, potrebbe effettivamente essere utile, io uno me lo piglierei. Ah, ne ho 8, vabbè. E qui ragazzi andiamo a sbloccare. Qua siamo praticamente vicini al santuario del legame del fuoco. Vabbè, ma il mondo di gioco è incredibile. Una volta che capite come muovervi, perché comunque non è facile. Soprattutto senza una guida, senza nulla. Vabbè, io all'epoca non usai guide. C'era un mio amico che mi aiutò giusto all'inizio, che me lo fece conoscere lui, Dark Souls, e poi ho fatto tutto con calma da solo. Io tendenzialmente non uso guide, anche perché le faccio, cioè... Allora... Abbiamo detto, proviamo a fare il demone capra, io spero di riuscire a sconfiggerlo subito. Io per sicurezza mi fullo, ragazzi, mi riempio la vita al massimo. Ripeto, la difficoltà di sta boss fight è data dall'arena. Perdonatemi la volgarità che sto per dire, che è equiparabile a un buco di culo vergine, l'arena di questa boss fight. E quindi cosa succede? Appena entrate sarete assaliti sia dal demone capra sia da uno dei due cani che sono presenti nella boss fight, ok? Quindi cosa può succedere? Sbagliate la schivata e vi spiattellano. Cioè, magari, che ne so, il cane vi colpisce, vi dà una morsicata, il demone capra, bam, vi spiattella come una sardina, ok? E quindi una volta che riusciamo a far fuori almeno un cane, e soprattutto poi anche l'altro, il gioco bene o male è fatto. C'è sempre da fare attenzione, ma una volta eliminati i cani, il grosso è andato. Calma. L'ho schivato. L'avevo schivato, non me ne frega un cazzo. Lì mi incazzo perché l'avevo schivato. Ok, questa è male. Via. Questa non è una boss fight che mi piace, devo essere sincero, ma proprio nella maniera più assoluta. È una boss fight molto stressante. Vedete che cazzo di buco di culo che è sta arena, dai. Ok, e ora il grosso è andato. Però tenete sempre i nervi saldi, perché si può morire, eh? E si possono fare gli attacchi in salti. Guardate che danno che gli ho fatto, ma prima era tutta roba. Potete eventualmente anche parare sui colpi. Occhio però che consuma un bel po' di stamina.
Vedete, qua se giro attorno, la visuale non è proprio il massimo, eh? Perché c'è anche l'albero che mi copre la visuale, no? Basta una cazzata, è andata di culo. Dopo che fa questa, si può effettuare un attacco in salto, ok? Ah, che coglione. Ragazzi, io mi curo. Vedete l'albero che mi copre la visuale? C'ha un po' di problemi in questa boss fight. Ah. E vai. Allora, se è la vostra prima run, vi assicuro che non andrà così. O poi magari andrà così, eh. Anche perché ci posso morire anch'io, eh. Cioè, non è perché Dark Souls è un gioco vecchio e adesso ci sono più giochi difficili, allora non si muore. No, 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 si muore come? Anche uno che ha esperienza muore in Dark Souls. Soprattutto, vedete? Cioè, la difficoltà è questa, è proprio l'arena che è piccola. Volendo non è facile poter tirare anche il demone capra sotto lì. Non è proprio facile. E poi fare l'attacco in salto per fare gli ingenti danni, ok? Ok. Detto questo, e ci ha dato, come avete visto, ragazzi, la chiave delle profondità, che ora vado a leggervi la descrizione. Chiave che apre la parte della profondità inferiori del Borgo dei Non Morti. Chi è stato esiliato dal Borgo dei Non Morti trascorre una difficile esistenza nelle profondità. Un luogo umido e privo di sole. Una buona metà delle profondità è composta da un pericolo, perdonatemi, da un pericoloso labirinto allagato. Le profondità sono un'altra zona da non sottovalutare. E ci sono appunto le famose rane che vi mettono maledizione. Ed è per quello che io ho acquistato appunto preventivamente, qualora dovessi subirla, appunto, la pietra purificante. Non bisogna mai dare per scontato di non morire, anche se sapete giocare. Però c'è chi lo dà per scontato. Tac. Allora, questo è molto rischioso quello che sto facendo. Andare... Allora, si va avanti di qua comunque con la trama. Però con una sola fiaschetta fare sto pezzo non è proprio il massimo della vita. Qui, guardate, sempre il solito discorso della visuale. Prevenire i pericoli. E mai farsi prendere dalla fretta. Perché poi è quella che ci porta a morire. Poi ovvio, se siete avvezzi al genere è normale che lo fate più velocemente. Ora io vi sto spiegando anche le cose. Lo potrei fare anche più velocemente, ma rischierei anche di morire. A fondo sbagliato completamente, tirato troppo prima. Allora, salve, attacco dall'alto, vuole? Prego, servito subito. Prego, venghi, 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 signore. Ma, arrivederla. Mi scusi, ha una roba sulla testa e gliel'ho tolta. Ma vai a fare in culo te e la tua fiaccola di merda. Buongiorno, signore. Le voglio bene, ma... No. Ok. Perfetto. Occhio! Perché adesso... Allora, qui innanzitutto c'è un falò. Non mi ricordo se si possa aprire subito. La porta che vedete qui in basso. Qui vediamo se si può aprire o si apre forse dall'alto. Ok, potete fare anche un altro giro, però io vi consiglio di andare prima qui perché almeno vi accendete il falò. Ok, qui ci sarà un panzone con un macete, anzi direbbero due. Buongiorno, potete fare i perri, potete fare i backstab, non sottovalutateli. Ma ah, vai a fanculo, volevo provare il bel perri. Ma non è vero. Ragazzi, non me la sento di rischiare in questo caso. Quindi backstab, andiamo al falò, sperando di non morire. Si è andato prima. No! Mamma mia! Questo si chiama avere tanto culo, eh. Potete anche fare i perri, ma è rischioso. Poi non mi ricordo se torno una volta seduti al falò. Occhio qua, perché qui
È una morte al 90%, guardate, cioè non si vede bene. Lì c'è una melmina di merda, quella se vi piglia vi sciotta, ok? Quindi quello facciamolo dopo. Buongiorno. Questo non me lo ricordavo, che era qua in mezzo alle palle, dai, levati, grazie. Sto sudando, eh. Allora, in questo caso l'ideale sarebbe che io prendessi un'umanità. Però proviamo così. Occhio anche qua alle venne, perché come detto prima, queste... Non commento nemmeno, mi sembrava di averla schivata. Queste vi sciottano, anche se avete la piena vita o quasi. Vedete? Queste sono stronzate. Me la sono meritata però. Avrei potuto usare un'umanità invece che rischiarmela così. Avete visto? Si batte il demone capra senza morire, poi si muore per una melma di merda in giro. Fa parte del gioco. E lo accetto ovviamente, cioè ci mancherebbe. Non accetto giochi come Elden Ring dove palesemente i nemici abbiano stamina infinita, PA infiniti, fanno tutto grazie al cazzo che muori. Ma muori perché ci sono dei problemi di bilanciamento. Chi dice il contrario secondo me è un po' mente. Basta con sta cazzo di stronzata, schifo. No, non è questione di abilità. Se un gioco non è strutturato bene, non è strutturato bene, punto. Poi certo, Elden Ring vi offre anche quello. Le cose per cavarvela al migliore dei modi, però su varie cose secondo me è molto sbilanciato rispetto invece a un Dark Souls che per quanto sia punitivo e duro ripaga l'abilità. Elden Ring un po' meno. Dai, levati dalle palle, grazie. Vedete, l'ho colpito qua però mentre faceva la schivata, non so perché prima no. Devo far fuori questi ragazzi. Dai. Mamma mia, mamma. Quando lanciano quei pugnaletti gli infilerei. Ma che strano. Gli infilerei super il culo quei pugnali di merda, credetemi. Sono un coglione perché pensavo di averla una, a, due ma a una mano, perdonate. No, quello mi sta per fare il parry. Mi sto chiudendo, male. Ah, mi sto rompendo i coglioni. Ancora sei in posa da parry, te, mi hai rotto il cazzo. Bravo! Bevi, bevi. La mamma ha fatto i gnocchi, pirla. Male. Sto giocando di merda. Più di merda così non potevo giocare. E andiamo avanti. Vedete cosa può comportare una morte da pirla? Rifarvi tutto il pezzo. Dai, cane della minchia. Vediamo se schivi ancora come prima. Di PA, questo gli piace schivare. Però mi hai un po' rotto i coglioni, grazie. Venghi, venghi, signore. Venghi, venghi, venghi pure. Vai. Ah! Venghi. Boom. Lei vedo che... Arrivederci e grazie. Ah, me l'ho dimenticato dell'altro minchione qua. Tra l'altro, altra cosa ragazzi importante, adesso che abbiamo battuto il demone capra, i cani non saranno più due, ma tre. Guardate, perché quello vi targhezza, guardate. E quindi prima di andare avanti, occhio, fatelo fuori. Poi andate tu tu tu, magari andate qua, fate fuori quelli lì, e mentre che provate a far fuori questi, zac, dal dietro quello ve lo infila senza vaselina, detto senza troppi giri di parole. Ciuccia. No. Allora rifacciamo tutto l'ambaradan qua, facciamo fuori tutti i minchiottini qua. Sperando che non vada distorto niente stavolta. Dai, muoviti. Mamma, come sei lento. Ecco. Quando fanno così. Ok. Dai. Tirato prima. Ah, c'è un altro macellaio, avete visto? Lì. Che affetta, non so cosa. Ma può
Oddio, m'ha visto? Dai. Dai, Gigio. Bravo. La fono della Claymore è fenomenale, ragazzi. È un bel range. Sì, questi qua fanno dei balzi che manco... Boh. Fanno dei balzi clamorosi. No. No, ho sbagliato ancora. Quello non si può pariare. Sto facendo delle prove, eh. Allora. Ma perché? Ok. Comunque detto già prima, con alcuni nemici è proprio facile fare i parry, con altri meno, vedete voi. Io vi consiglio appunto spada. Merda. Ho azzardato, eh. Spada e scudo, parate. Girate intorno ai nemici, backstab e così via. Vediamo se tornano, sacco. Fatemi leggere la descrizione che sono curioso, giusto per... Sacco rattoppato e macchiato di sangue del cuoco, non morto. Mangia uomini che infesta le profondità. Sono stati ricavati due grezzi buchi per gli occhi. È inaspettatamente morbido e comodo da indossare, ma è quasi inutile in termini di protezione. Infatti, guardate, sei di difesa, sei messo scolpo e così via. Ah, salve. Andiamo a dare palle. Vediamo se torna, non mi ricordo più. No, non torna. Ah, lì, qui c'è un altro NPC da salvare. Da mandare al santuario delle gambe del fuoco, facciamolo subito. Questo, se non sbaglio, è il piromante. Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Luensius, or the Great Swan. I will not forget my... Oh, hello there. I'm fine. Tutto qua? Oh, hello. Ok, e lui appunto andrà poi al santuario delle gambe del fuoco, anche lui. Adesso... sto pensando una cosa. Poi dovremmo andare di qua. Ci sono due cani da far fuori. Andiamo ad attivare il falò. Assolutissimamente. Sperando di non morire. Qua in teoria, no, ciccia, hai proprio capito sbagliato, vedete? Sono molto resistenti, sono deboli al fuoco se non vado errato, quindi se utilizzate qualcosa che abbia fuoco è meglio, eh. Ogni tanto mi vedete schivare, perché se mi prendono mi fa comunque la... mi risucchia, no? Mi fa un botto di danno. Anima sopra. Ma che cazzo di tua ma... Ma non potevi farti i cazzi tuoi, stavo facendo una cosa. Come? Andiamo avanti. Ma qua io sinceramente di rischiare non me la sento più. Anche perché là ci sono 10.000 passanti, quindi... Sapete che c'è? È meglio metterci un filino di più, ma non rischiare assolutissimamente di morire. 27 conto quanto fa la sparata. 21. No, no. Oh, che pirla che sono. Qua potrebbero tornare utili. Vedete che... Mi è venuto in mente dopo, ragazzi. Qui, se io vado a mettere le bombe incendiarie, sono efficaci con loro. E dovrebbero ucciderli in teoria. Vedete? 125. E dopo basta una sparata. Tanto queste... Avete visto? Alla fine ritornano utili. Ah. Ok. Una volta tirare giù così si può andare. No. Però non ho la chiave. Cazzo, non ho la chiave. È vero che... Vabbè, lasciamo... Quella serve la chiave. Per attivare il falò che appunto... E poi è vicino alla boss fight una volta che avete sbloccato il percorso. Quindi torniamo sui nostri passi di qua. Quanto siamo di video? Metà 5 minuti.
Guardate che c'è lì. Ok. E adesso occhio ai cani. Ecco, una cosa che non mi è mai piaciuta di Dark Souls, che non è solo un aspetto di Dark Souls, c'è anche in altri giochi, questi terreni qua sono, cioè vedete, se corro non corre, siamo rallentati. Avanti ci sarà un anello che compenserà questa cosa. Se voi lo equipaggiate potrete correre normalmente. Cioè la schivata rimane invariata, però vedete, le movenze sono più lente ed è una gran rottura. Queste moto mi hanno rotto veramente i coglioni. Salve. Quindi? Ok. Ok, apriamo questo. Tizzone grande. Adesso vi leggo la descrizione. E di qua giù si va avanti. Allora, tizzone grande da dare al fabbro. Tizzone da fabbro per potenziare le armi. Tizzone richiesto per evolvere le armi grosso, tizzone di alta qualità, lavorato dai fabbri di Astora. Evoluzione per armi standard più 5, permette rinforzo più 10. Inoltre puoi evolvere armi standard più 5 ad armi grezze, rinforzabili a più 5. Ora non ricordo bene che cosa sia grezza. Cioè, so che ad esempio, se un'arma scala in una statistica, facendola grezza, se non ricordo male, scalerà in due statistiche. O forse ricordo male io. Comunque, non si può prendere la pozione qua? Come in Dark Souls 3? No, Questo è un pezzo molto delicato, perché potrei morire, infatti mi rifullo la vita. Guardate che c'è sotto, Guardate un po'. Quel toppone gigante. Quello non solo fa sanguinamento come i suoi figliocci, ma vi fa un botto di danno. Quindi qua, ragazzi, attacco dall'alto, Però prima di fare questo vado a prendere quell'oggetto là. Attacco dall'alto e poi dovrebbe andare tutto bene. È importante fargli l'attacco dall'alto, è importantissimo. Per fargli già un bel danno. Dopo leggiamo la descrizione, però non devo sbagliarlo l'attacco dall'alto. Non l'ho preso, ragazzi. Non l'ho preso bene. State dietro al suo culo, mi raccomando. Tanto è molto bello, molto bello come nemico. Mille anni. Lì per fare l'attacco dall'alto era meglio correre e saltare così e poi fare R1. L'ho preso di striscio, altrimenti faceva l'animazione. Benissimo. Chiave delle fogne, e questa è quella appunto che in teoria mi permette di aprire la porta là dove c'era il falò. In qualsiasi comunità ci sono sempre delle mele marce dalla brama insaziabile. Se divenissero non morti e venissero risvegliati nelle profondità, si pentirebbero. Usa questa chiave per scoprirlo. Allora, ora sinceramente non so dove andare. Ho due opzioni, quindi là in fondo o qua. Sentite questo rumore, ragazzi. Queste sono le rane. Sentite gracchiare. Quindi, se cadete in quel buco qua, in altri buchi, potreste ritrovarvi in una trappola mortale. Potete comunque uscirne, ma è abbastanza difficile, non è così facile. Guardate il topo cosa fa. Il topo va via. Ah, non è qua. C'è un topo poi che vi porta alla morte. Vi porta in un buco, vi attira. Oh cazzo, mi sono spaventato. Pensavo che era un altro topo vivo. Quindi, una bella rincorsa e un bel salto. Ok, è comunque rischioso, questo non me l'aspettavo qua in mezzo ai coglioni, sinceramente. Facciamolo fuori, perdonatemi se ci metto un po', ma d'altronde bene. La cosa buffa è che, guardate,
Avete visto? A volte così non si incastra, ma a volte si incastra tirando il fendente dall'alto verso il basso. Oh cazzo. Però questo gioca a mio favore. Sapete perché? Oh cazzo, questo è un topone, eh? Dai, dai, dai! Questo potenzia i topi, ragazzi, va eliminato assolutamente. Ok. Ci sono topi piccoli, topi medi come questo. E il topone, la gigante che avete visto. Ora, calma. Ok. Vieni, baby. Ragazzi, ma sapete che potrei rischiare la boss fight? Però rischiosa, eh. Non so se vale la pena rischiare, sinceramente. La boss fight avverrà là, in questa grande area. E come boss fight a livello estetico, secondo me, è meravigliosa. Lui è davvero bello. Qui, eventualmente, se tornate umani, potete evocare Soler, se volete un aiuto. Tenete grande. Allora ragazzi, quanto siamo di video? 41 minuti. No, oggi abbiamo già visto il demone capra. Fatemi prima per illustrare bene. Eventualmente la boss fight la vedremo nel prossimo video. Però indietro, indietro ho lasciato qualcosa. Ecco, se arrivavate da qua, invece che da dove sono arrivato io là, è più problematica, perché cosa succede? I topi vi assaliscono e se sono potenziati dallo stregone è un problema. So che mi vuoi bene, però smetti di seguirmi. Grazie. Stessa cosa qua. Cercate di non cadere. Ho guardato su, pensavo ci fosse una melma o qualcosa del genere. Ah, sono tornato qua, ok. Ah, merda. Basta anche... no, non basta un colpo, vedete? In questo caso è meglio mettere a due mani, almeno li sciotto. Ok. Occhio, perché vedete? Il topo va di là. E qua è una trappola, eh. Lì c'è dentro un altro topo in quella cazzo di cassa. Se non ricordo male. È bello che lo so. È bello che lo so. È bello che sono un coglione. Levati dalle palle. Splinter del cazzo. Questa la capiranno in pochi, Splinter. Solo un vero nerd. Allora. Ecco, ottimo. Quello, ragazzi, è il falò. Là si attiva il falò. Facciamo fuori questi. Con molta calma. Questo è male. Ok. Ascia grande. Andiamo a leggere la descrizione un attimo. È un po' lenta, non mi piace come arma, eh. C'è più che altro anche il moveset, non tanto per la lentezza. Pesa 14 kg. Scala C in forza e in destrezza. E per essere utilizzata richiede 32 in forza. A Claymore quanto ce l'ho? A più 2 contro il boss della zona qua un po' poco, eh. Potrebbe essere una bella battaglia d'attrito, però. Benissimo. E già che ci siamo, ci facciamo i nostri livellini. Ah,
che culo, avevo preso quello per potenziare le armi ai falò. Perfetto. Proprio perfetto. Il problema è che posso potenziarla, cazzo. Perché vuole due titaniti. Peccato. Ripariamo giusto per 4 livelli. Andiamo avanti, porta solo una statistica principali. Ok. Cercate anche di non andare in giro con troppe anime. Vi ricordo che il sottoscritto ha perso 4 milioni di anime. Per fare il figo. Andare in giro con tante anime non serve un cazzo. La morte è sempre in agguato del resto. Vabbè, quelli lasciamoli lì. Una volta non mi freghi, eh. Questo caro è sicuro. E ha firmato la sua condanna a morte. Salve. Uno. Due. E non c'è il due senza il tre. E quanto viene da sé. Ok, io andrei nella zona delle rane, ragazzi, adesso. Non è una buona idea, ma lo faccio. Ah, no. Mi sono buttato giù dalla parte giusta. C'è una parte, invece, dove vi buttate giù, dove è pieno proprio di rane e... Eccola. Non dovete entrare in contatto con quel fumo, ragazzi. Con un colpo, fortunatamente, muoiono. Però, se vi incastrate... vi fottono, ve lo garantisco. Perché rullate dentro al fumo e siete morti. E vi beccate la maledizione. Vediamo se riesco tramite questo. Salve. Anche la mia la mia pasta. La mia spara attraversa le cose. Strezzi. Malette ranocchiette di merda. Minchia, la prima volta che sono arrivato qua ho sparato tante di quelle. Ops. Tante di quelle bestemmie, ma tante di quelle bestemmie queste rane. Ma che occhioni che hanno. Minchia, sembra che si sono fatti un chilogrammo di coca. Comunque. Un'altra cosa in merito a Elden Ring, merda, che non mi è piaciuta assolutamente, e quello ripeto il mio gusto. Io personalmente non sentivo assolutissimamente il bisogno di avere un open world. Cioè, qua posso fare una cosa ma rischiosa. Due in un colpo solo, anzi tre. Ma era molto rischiosa come cosa. Cazzo, cazzo. Stavo dicendo, sti open world hanno un po' spaccato le palline, sinceramente. Anche a parte che l'ho trovato dispersivo, cioè gli open world sono dispersivi. Io li trovo molto dispersivi. Guardate questa, ragazzi, la cosa interessante, questi, se non vado errato, sono i cadaveri degli altri giocatori, vedete? Che hanno subito la maledizione, questi qui. E quindi l'ho trovato molto noioso. Poi certo, magari è figo perché si va in giro, quindi diciamo, il perlustrare vi compensa, perché trovate degli oggettini e delle armi molto fighe, però alla lunga è palloso. Per me dovevano mantenere la struttura di Dark Souls 3 come mappa, o comunque un po' più grande, non open world. Ok, qua abbiamo fatto. Io mi perdo in questo, figuratevi in un open world. Ci dovrebbe essere un anello qui da queste parti, non ricordo dove. Scusi, vi devo passare. Perdoni, ma necessito di passare. Anello dell'occhio malvagio. Leggiamo subito la descrizione. E assorbe PV dei nemici infliggendo danni. Attenzione, non è spiegata bene, ragazzi. Assorbe PV dei nemici quando sconfiggete il nemico, ok? Assorbite una porzione della vita. Può essere utile se finite le piaschette Estus. Secondo la leggenda, questo anello conterrebbe lo spirito dell'occhio malvagio, una bestia oscura che assaltò Astora. Se volete lasciarmi qualche chicca di lore, lasciatemela pure, visto che io non l'ho mai approfondita. Una bestia oscura che assaltò Astora? Chi era questa bestia oscura? La forza dell'occhio malvagio non si è ridotta con il passare del tempo e dona al suo portatore i pivi dei nemici abbattuti,
Qua lo spiega. Ma faccio in tempo a fare il drago famelico. No, anche perché c'è un'altra zona che non ho ancora visto. Guardate come sono qua tutte abbracciate amichevolmente. La roba che mi è sempre fatto morire di Dark Souls è questa, vedete che portate in giro nemici. Cruc, cruc, cruc. Non capisco se di sotto sono andato, non riesco ad orientarmi. Mani mortacci, mi è venuto un colpo. Qua al salto sempre. Ah, ok, sono tornato qua. Vi dovrete abituare, ragazzi, figuratevi, ripeto, mi perdo io per quanto riguarda il girare nelle mappe di Dark Souls, ma una volta che vi abituate, bene o male, va abbastanza bene. C'è una parte che non ho visto, ma non mi ricordo dove sia. Vedete lì? Qui, forse? Via dalla mia vista, grazie. Ah, ok, ho capito dove sono. Ho capito. No, a dire il vero no, pensavo di essere... È una palette illusoria questa. Qua dove c'è? Male. Molto male. Mamma mia, che cagamento di cazzo! Oh, hai rotto! Stamina infinita! Vabbè, qua stavo ero ironico, loro si fermano, non hanno la stamina infinita come nel terreno. Ho detto, a volte può dare più problemi un topastro o uno scheletrino di merda che un boss, eh? Salve. Arrivederci. Ok. Qua, ragazzi, si va... Tra l'altro, questa potete vedere se l'ho sbloccata. No, vedete, questa non l'ho sbloccata. Questa è da aprire assolutamente, appunto... Per andare velocemente dal drago famelico, qualora dovreste perdere col boss, appunto. Sopra c'è il falò, scendete la scala, andate tutto giù e arrivate alla boss fight. Facendo ovviamente la strada. No, 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 ma perché mi devi tappare l'uscita? Posso passare adesso, grazie. Allora, facciamo fuori questo. Ok. Giusto per, facciamo fuori anche quest'altro. Lì c'è il drago famelico, di lì. Eppure a me mi sembra di aver mancato una parte. Qua, ragazzi, ci sarà la città infame. L'incubo di molti giocatori all'epoca e anche oggi, credetemi. I'm Donald of Zenos. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. I'm afraid I don't see anything here. Resina dorata, ragazzi. In questo caso, perché no? Nel trasporto 3 evito di prenderla. Potrei utilizzarla contro il drago famelico, visto che i draghi appunto sono deboli all'elettricità. Qualora mi accorgo che faccio troppi danni, troppi pochi danni, per velocizzare un po' la boss fight, magari la utilizzo. Cassa senza fondo la vado a prendere subito, assolutamente. Le armi di cristallo, ragazzi, sono delle ottime armi, secondo me. Guardate questa qua, di base la spada leggera di cristallo fa ben 150 di danno. Non ricordo se sono potenziabili, perché una volta rotte non si possono più riparare. Quindi non penso siano potenziabili, almeno non mi risulta. Qui c'è il set del personaggio qua, se volete. Ah, prendiamo un po' di frecce, va. Queste possono tornarmi assolutamente utili. Prendiamone anche
No, 200 mi sembrano un po' tanti. 150. Fatto questo, ragazzi, io mi bevo una fiaschetta e mi fermo qui. Mi preparo per il prossimo video, per la boss fight contro il drago fametto. Di qua c'è qualcosa? Però c'è una parte con le rane che non mi sembra di aver visto, sinceramente. A parte che, come ho già detto, non sarà una serie completa di ogni cosa, vuole essere una serie per i principianti. Comunque, come avete visto, l'altro gameplay è tutto, con le spiegazioni accurate, o quantomeno ci provo, e così via. Non vuole essere una serie completistica al 100%, anche perché sarebbe un casino con tutte le robe che ho da fare sul canale, non posso permettermelo. Allora, qua... qui troverete il simbolo di Soler, se siete umani. Tra l'altro, l'entrata in scena del drago famelico, ragazzi, è qualcosa, secondo me, di veramente spettacolare. E lo vedremo la prossima volta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.